tutti, benvenuti, sono il maestro Antonio Colandrea che ha il grosso piacere questa sera ai Giovedì d'Autore di introdurre più che un uomo di cultura, una persona a cui voglio bene. Giuseppe Nappi, il professore Nappi, dice di sé, non ha alcun curriculum nel campo artistico e può essere pertanto tranquillamente considerato un abusivo di questo settore. L'unico curriculum che può presentare è quello riferito alla sua attività professionale prima del pensionamento. Senza leggervi la sua carriera di grandissimo professore, mi limiterò a dire, a portare la mia considerazione rispetto all'uomo che ho qui accanto. Sono tornato nella mia terra madre dopo 32 anni di assenza nel 2011 e ho istituito un'accademia di ballo dopo una carriera internazionale, e tra i primi allievi che hanno avuto il coraggio di accedere alla danza, anche se non in età così espressamente giovanile, mi sono imbattuto con la conoscenza di Giuseppe Nappi e di sua moglie Loredana. Non conoscevo queste persone, ho avuto grosso piacere di ospitarli nella mia accademia come allievi e soprattutto di conoscerli poi come persone e soprattutto ancor più di assaporare il loro elevatissimo livello culturale. Il mio ritorno nella terra madre era pilotato e diventa ancora diciamo una sorta di attività pionieristica per apportare l'arte di cui mi forgio, cioè la danza, nella mia terra madre, con un discorso altamente pedagogico. Questo perché vi racconto questa piccola prefazione, perché la modalità con la quale Giuseppe Nappi si approccia alla musica sulla e con la poesia è una modalità assolutamente coreografica, direi, perché il suo modo è dettato esclusivamente da una grandissima passione, deliberata da un'elevata sensibilità. Sono qui a testimoniare il grosso fervore che nutro in ogni momento da lui organizzato e proposto. Da molti anni lui a casa sua tiene quasi, come dire, in maniera molto intima dei salotti culturali, io li chiamo salotti culturali, avendo vissuto per molti anni a Firenze, ho frequentato casati anche, come dire, di grossa fama, ma non ho mai trovato la spontaneità che mi è stata offerta a casa sua in questi salotti. Ho avuto il piacere di frequentare questi salotti e questi appuntamenti che sono in genere previsti per una volta al mese, e mi sono veramente ritrovato nella terra madre in cui sono nato, ma con l'appoggio di tutto ciò che non potevo dimenticare, cioè il grosso panorama culturale a cui mi stavo riaffacciando con una nuova modalità di visione. Il programma di stasera è già stato assaporato da me, non tutto, perché mi ha fatto anche delle sorprese che regalerà specificatamente anche a voi stasera. Come diceva Alessandro Parisi, paradossalmente, intanto ti volevo ringraziare per queste grandissime opportunità che dai agli autori di questa terra attraverso i Giovedì d'Autore, per l'appunto. Un ringraziamento ovviamente va a tutto il comune di Bacoli, che fortemente vuole ancora testimoniare che con la cultura si può ancora respirare la profondità dell'essere, e questo mi piace molto.
Detto questo, non mi prolungherò perché ci sono pochissime cose da dire del professore Nappi, c'è soltanto da dire, almeno per quanto mi riguarda, che l'esperienza che mi lega ormai a lui non è solo un sodalizio di tipo artistico e quindi di comprensione, come dire, assolutamente fattiva e quindi reale, ma soprattutto io sono qui per testimoniare che questo signore è altamente umile, molto sapiente. E soprattutto io un giorno l'ho definito magico, lui non ha molto apprezzato questa mia dicitura probabilmente, è quasi ludica, la sua magia sta proprio nel tratteggio dell'essere assolutamente appassionato e quindi si documenta, studia e vi e ci propone. Quindi vi darò una buona visione di questa serata che per mia etica professionale preferisco non spiegare, perché vengo da una scuola in cui le emozioni non si raccontano ma si evocano. Quindi a voi la buona visione, passo la parola direttamente con un grosso applauso al professor Giuseppe Nappi. Buonasera a tutti. Ringrazio il maestro per le belle parole che ha avuto nei miei confronti. Ha esagerato un poco, ha fatto un poco come facevano i miei alunni al liceo quando dicevano che io ero il professore migliore del mondo e io eccepivo, non è vero. Fermatevi all'Europa, mi basta l'Europa. Allora, il maestro ha parlato della mia passione, in effetti quello che mi sostiene in questo diletto, questo hobby, diciamo così, nei confronti della musica, è proprio la passione. E io con queste riproduzioni che adesso vedrete, ho avuto l'occasione, l'opportunità di avvicinare due interessi in contemporanea. Quello della, per la letteratura, avendo insegnato lettere per circa 40 anni, e quello per la musica. Quindi ho avvicinato i due mondi tra di loro e l'ho fatto proprio in un momento in cui la poesia non gode proprio di buonissima salute. La poesia oggi, come dire, è un lusso, secondo me, che non tutti si possono permettere. La poesia, come dire, come la letteratura in generale, affronta un momento difficile. Io ricordo che agli esami di Stato del 2003, tra le varie tracce della prima prova di italiano, venne proposto un saggio breve che chiedeva agli studenti di dire la loro sulla utilità della poesia al tempo d'oggi, nell'epoca, in un'epoca tecnologica dominata dai CD, dai WhatsApp e come ne appella. E la risposta non è che sia scontata, è difficile rispondere a questa domanda, perché oggi non abbiamo più il poeta vate di una volta, non abbiamo neppure il poeta che si libra in volo, in alto, lontano dai codici comportamentali della gente comune, tipo Baudelaire che simboleggiava la figura dell'Albatros con il poeta. Oggi il poeta, non so neppure se esista il poeta di professione. Credo che la poesia sicuramente anche non serva a far guadagnare, quindi carmina non tanto fanem, come si è sempre detto. Quindi la poesia oggi io l'ho approcciata con questi video quasi come una provocazione che contribuisce al recupero di un valore che altrimenti rischia di perdersi, dominato da altre convenienze o da altri interessi. Ho combinato appunto le poesie con brani musicali, quindi i poeti montati cosa sono? Non sono poeti montati nel senso letterale, tra virgolette, poeti che si lasciano sottoporre docilmente al mio montaggio.
in questo senso sono montati. E è un modo per dire la poesia interagisce e si relaziona con altri linguaggi, cominciando da quello musicale. D'altra parte il poeta Paul Verlaine diceva proprio de la musique avant toute chose, la musica innanzitutto, quindi la musica, la parola ha in se stesso già il ritmo e il suono. D'altra parte, perché la poesia è in crisi oggi? Mi ricordo di un articolo scritto da un filosofo, Umberto Galimberti, diceva cose interessanti proprio del rapporto tra scuola ed emozioni. La scuola, diceva, oggi misura soltanto comportamenti e prestazioni che sono misurabili, che sono, come dire, conteggiabili, ed non tiene conto di altri elementi come la reattività, l'emozione, il dolore, i sentimenti, le sensibilità, per cui la scuola sembra quasi aver espulso, come dire, dai suoi programmi l'educazione alla emotività. E una volta espulsa questa educazione, l'emozione, come dire, vaga, senza attaccarsi a dei contenuti, e oscilla tra istinti di rivolta che prendono sempre ciò che non riesce ad esprimersi e tentazioni verso devianze che sono quelle che tutti conosciamo, del disagio giovanile, alcol, droga, eccetera, eccetera, eccetera. Se così fosse, diciamo, questo deserto emozionale farebbe sì che gli studenti non riescano a recepire il linguaggio per eccellenza della emotività, che è proprio il linguaggio della poesia. È come dire che, come dire, qualcuno ha sete ma non sa come aprire il rubinetto. E allora io, come dire, vorrei rivalutare il linguaggio della poesia, appunto associandolo, rinforzandolo, potenziandolo con dei sostegni che sono la musica, il teatro, il cinema. Infatti sono tanti abbinamenti che io ho combinato tra di loro, e non voglio dire, portarla per le lunghe, perché penso che più che le parole siano le immagini a parlare meglio, ad esprimere meglio questi concetti. Invece di fare una premessa striscia per striscia, la farò in itinere durante, come dire, la proiezione, perché io ho scelto dei temi, ce ne sono 11, ma io credo che ci dovremmo fermare a 6 o 7, perché durano circa un quarto d'ora l'una. Sono percorsi tematici, tipo mappe concettuali, come quelle che portano i ragazzi agli esami di Stato, diciamo così, no? Delle tesine, senza però che, come dire, voler dimostrare niente, senza la pretesa di dare una soluzione ai problemi che espongono, soltanto una pura esposizione di problemi o di temi, senza la pretesa di dare delle risposte, perché voglio soltanto porre delle contraddizioni. D'altra parte, come diceva Umberto il Bobbio, un altro filosofo, oggi cito i filosofi perché mi ispira un filosofo amico mio che sta in sala, Nicolò Maiulo, diceva: questo non è il tempo di raccogliere certezze, ma di seminare dubbi, e il dubbio è la nostra unica certezza, quindi risposte non ce ne sono, perché non ci stanno. Prima il maestro mi ha presentato come insegnante, e io ci tengo a questa, come dire, a questo tratto, perché anche queste riproduzioni io le ho fatte con l'impronta, probabilmente qualcuno la chiamerà, con la deformazione professionale tipica dell'insegnante. Ci sono tra i vari attestati, io tengo in particolare a due attestati che sono per me più importanti di quelli che hanno i timbri ufficiali
burocratici, e li vorrei far vedere, perché sono sempre che se ci sono i ragazzi in sala, le ragazze, anzi, mie allieve, che sono le autrici di questi, di queste tecniche, e mi tratteggia in una maniera, credo, abbastanza fedele alla realtà.